Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2 Magna. Ho giocato un bel po' dall'ultima volta, mi sono fatto qualche boss e a dire il vero ho scoperto a quanto pare che in questa sezione c'è Do Rosso e di qua c'è Koros. Quindi direi di fare questi due boss e poi di avanzare e praticamente finire il quarto capitolo, perché siamo praticamente agli sgoccioli. Sempre però che il quarto capitolo poi non riservi comunque sia sorprese tipo Bambaraya. E che però Koros sì è a livello 7, però comunque sia un po' di timore ce l'ho sempre ad affrontarlo, perché dico ehi, è comunque sia uno yokai molto potente anche se di livello basso. Bisogna comunque sia prestare un po' di attenzione. Vediamo un po' se ce la facciamo ad affrontarlo e a sconfiggerlo soprattutto. La squadra davvero ragazzi è molto molto forte. Ho messo come guaritore al posto di Sabbio, anche se poi vi farò vedere quello che ho trovato. Al posto di Sabbio ho messo Bovindovino, perché Bovindovino è molto più forte e guarisce. Mi sembra che l'effetto di guarigione sia uguale, ma è molto più forte in statistiche, quindi ho preferito mettere lui. Che cos'è? Uno scudo, niente. Questi sono ancora deboli gli oggetti qui in questi dungeon, quindi non mi ci spreco a prenderli. La cosa che però ho notato in questi giochi è che l'Energy Max si carica molto velocemente. Non so se è una cosa fatta apposta proprio per questi capitoli, però è conveniente. O forse percepivo male io nei precedenti titoli il caricamento della barra, non lo so. Eccolo, ci siamo. È lui. Vediamo se è fedele al suo nome. Ok, è un leggermente più tosto degli altri. E non userò il blaster. O anche perché a quanto pare non serve. Però è più resistente già. Ha preso meglio l'Energy Max. E attenzione ragazzi, anche un oggetto importante. Un tesoro perdu. Chissà cosa avrà. Non ho visto, sinceramente non ci ho fatto caso agli oggetti perdu cosa davano. Che possono dare anche la sua medaglia? Ci farmerei di brutto qui. Mi metterei a farmare per cercare di prendere la sua medaglia. Ma dubito. Dubito che ci sia la medaglia poi così presto nel gioco. Praticamente nelle prime 2 ore di gioco arrivi a fare questo dungeon. Se ti ci metti. La cosa interessante è che qui non la dà, ma qui nel livello 20 la dà. Quindi ragazzi è una cosa che si può prendere anche subitissimo. Io sono di livello 16, 15 se non sbaglio con la squadra. Tutti al 15 ce li ho. Però con gli oggetti forse arrivo al 17-18. Ad ogni modo andiamo a fare anche Do Rosso e poi continuiamo con la storia. Mamma mia, qui che è? Riunione? Buongiorno. Che yokai è questo? Che roba era? Boh. Ecco. A caso a volte Bambaraya urla e fa delle cose. Una volta era le trappole, una volta i nemici. A volte non capisco neanche quello che fa. Forse dà dei bonus al giocatore? Da quando ho fatto quel livello che abbiamo preso il gong, che si è mezzo svegliato, inizia a fare sti giochetti. Eccoci, ci siamo. Vediamo un po'. Questo pare tosto. E questo non lo faccio allora con il blaster, neanche con la spada. Ah, ci cura, bene. Ragazzi, ho appena usato l'Energy Max e già è carico di nuovo. Si carica in una maniera paurosa. Vabbè, facile pure questa, livello 10. Non è che potessi chiedere chissà cosa. Vediamo un po' che ci dà. Oggetto perdu, wow. Due nuovi amici. Poi c'è anche il livello 25. Che ci dà anche ricompense più grandi, però tramite gli oggetti perdu.
Ah, quello era il panda, quello yokai di prima che non capivo che roba era. Ok, vabbè. Vedete ora, quello che dicevo prima è che qui ora c'è Sabbio. C'è Mr. Sabbio. E Mr. Sabbio puoi anche trovare la giacca di sabbia per appunto evolvere Sabbio. Mi conviene provare a prendere gli oggetti per due e far evolvere Sabbio in Mr. Sabbio? O mi tengo Bovindovino che comunque sia si evolve a un livello molto superiore? Però è molto più forte già di adesso di Sabbio. E poi non è detto che io trovi gli oggetti per due combattendo contro Mr. Sabbio. Ad ogni modo questo è il boss del livello per continuare la storia. E quindi ci facciamo lui. Perché come ho detto appunto voglio andare avanti con la storia dopo quei due boss che erano carini. Non proprio tanto resistenti, anche perché preferisco un boss che si muove piuttosto un boss come... come tutt'osso che rimane fermo lì al centro, non fa nulla. Ecco qua un altro amico. Sentut, mi pare che si chiama. Là c'è un altro. Oh ragazzi. Oh, finalmente. Oh Gesù. Non ricordo neanche il suo nome. È tanto grave che non mi ricordi i nomi di yokai minori? Che dite? Niente. Un oggetto di poco valore? Sì, 33. Storia, storia! Papà Castoro, raccontaci una storia! Allora, come va, Monellacci? Beh, direi che va abbastanza bene. Ciao, vecchio saggio, va tutto bene? Sei di nuovo qui? Puoi dirci qualcosa di utile? Diciamo che l'ho tradotta un po' troppo alla lettera. Puoi darci ulteriori informazioni? Devi dirci qualcosa di vitale importanza? A dire il vero, volevo parlarvi del pirata Billy. Del pirata Billy. Quindi anche lei conosce il pirata Billy? Devo ammettere però che non lo conosco più così bene. Ma l'isola è cambiata da quando è arrivato lui. Quindi tipo quanti secoli fa è successo? Improvvisamente attorno all'isola apparvero dei sotterranei. Ah, comparvero appunto i labirinti. E uno dei sotterranei nascondeva Billy? Ah, ed uno dei sotterranei non fece più tornare Billy. Quindi si perse nel labirinto Billy, sì, già abbiamo saputo questo. Tuttavia riesco ancora a sentire il suono di un piccone. Che possa essere Billy che stia ancora scavando nei sotterranei? Esattamente, Billy è sicuramente vivo. Wow. Se vuoi posso dirti dove si trova questo dungeon nascosto, dove dovrebbe essere Billy. Se ti interessa il tesoro del pirata Billy, ti posso... devi andare lì. Quindi ce l'hanno aggiunto. Mugen Dungeon. Il labirinto infinito. No, non può essere infinito. Basta che parlo col sergente Quadro e ci posso andare. Mi sa che ci vuole la pietra però. Una delle pietre ci vuole. E non è fattibile in multiplayer? Ah. Non so perché ho perso tempo a tradurre quella frase. E... c'è uno shop all'interno? E ogni 20 piani puoi scegliere se continuare o se fuggire. E compare anche quello shop lì. Molto interessante. Bene, sono molto determinato ora. Vediamo un po' subitissimo un attimino. Voglio intanto vedere l'anteprima, come ce lo presenta. Ma aspetta, è quello... effettivamente è infinito. Mugen. Però questa qui, ragazzi, non è materiale da endgame, assolutamente. O c'è vela nera? Quasi quasi. Ah no, però ho già fatto Trisalamandra. Perché allora è cambiato? Però c'è roba interessante, anche l'anima del generale. Anche lui è livello 50. Quindi primo boss è Pestifero. Però è livello 30. E per il momento livello 30 non ce la faccio. C'è anche Omblu lì come nemico. Tavolama. Cavoli ragazzi, è davvero interessante. Però continuiamo con la storia. Il prossimo è un big boss che non ho mai visto. Wow. Facciamolo. E con questo dovrebbe concludersi il capitolo 4. Non ne sono sicuro, ma
Penso sia così. Molto bello però che possiamo accedere al Mugen Dungeon e provare ad arrivare da Billy, ma mi sa che sarà tipo Regem, che devi essere a livello 60 o cose così. Tipo livello 80. Molto molto bene. Forse un po' di post game riesco a farlo. Non ero intenzionato assolutamente a fare il post game di questo gioco, però me lo rendono molto goloso, quindi sono tentato. Però come dicevo, non è materiale da post game totalmente. Si può fare un po' qualcosa anche prima durante la storia, però devi essere di livello 30. In genere il gioco lo finisce a livello 40, no? Quindi insomma, se lo inizi nel post game ti fai un favore, sei già leggermente più avvantaggiato, ma neanche troppo alla fin fine. Vediamo un po'. Bello? Non male. Wow. Quello faceva male. Oh, questo potrebbe essere forte, ragazzi, eh? Cavoli, questo è più resistente degli altri. Ah, ci picchia. Picchia forte. Che è successo? Vai, bene, bene, ora. No! Vai, ora, finiscilo. Finito! Bene, però è resistente questo, mi piace. Mi piace il fatto che sia più resistente degli altri suoi amichetti big boss. Wow, diciamocela tutta, i boss del gioco, della storia non sono mai chissà cosa. Però questo mi è piaciuto particolarmente. Solo Baku come amico, ma vabbè. Noi siamo a livello 17 come team, e infatti l'ho detto prima. Una nuova vite? Un nuovo ingranaggio? E con questo ingranaggio sembra che tutto sia pronto. Vediamo ora se superiamo il test oppure no. Quindi questo dovrebbe aprire la strada per il tesoro. Va detto che Bambaraya può avere preziosi tesori. Ah, no, può adempiere ad ogni tuo desiderio. Oh. Quindi Bambaraya esaudisce i desideri. E quindi noi possiamo estinguere il nostro debito. Grande. Quindi si può ottenere qualsiasi ricchezza si desideri. Va bene. Lui vuole le barrette di cioccolato. Invece Komasan vuole mangiare un sacco di gelato. Però ora mi chiedo, loro sapevano che Bambaraya poteva esaudire qualsiasi desiderio? Perché altrimenti non serviva a niente trovare Yodelsen, bastava che chiedevano a Bambaraya. Per esempio in DJ voleva ritrovare sua sorella, voleva che tornasse a essere yokai. Quindi bastava quello, no? Bastava trovare Bambaraya, forse non lo sapeva. O forse esaudisce un solo desiderio ogni volta che si risveglia. L'importante però è che la famiglia Bundori non ci arrivi prima di noi. Però forse loro sono interessati al tesoro del grande pirata Billy che si dice sia scomparso su quest'isola. Non so che è servito ribadirlo. Allora, vediamo un po' se sto Bambaraya esaudisce i desideri, va. Vai, e allora. Finisce. Finisce così. Allora, Kuge, nel prossimo video scopriremo se questo Bambaraya esaudisce i desideri. Da quello che mi sembra di aver capito, nel prossimo episodio gireremo questa nuova chiave e vedremo se c'è Bambaraya. Ad ogni modo, Kuji, come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2 e spero che vi sia piaciuto. In descrizione come sempre vi ricordo il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che vengono pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!